C'erano una volta 10 contadini. Camminavano insieme verso i loro campi. Furono sorpresi da un improvviso uragano. E questo si mise a sconquassare tutto questo uragano, violentemente le piante e a flagellare la terra. Correndo in mezzo ai fulmini e alle raffiche di grandine, i 10 si rifugiarono in un vecchio tempio in rovina. Il fragore dei tuoni era sempre più assordante. I lampi danzavano paurosamente sui pinnacoli del tempio. I contadini erano terrorizzati e cominciarono a dirsi a mezza voce che in mezzo a loro ci doveva essere un grosso peccatore, colpevole di aver fatto scatenare quella furia incontenibile degli dèi che li avrebbero annientati tutti. Dobbiamo scoprire il colpevole, suggerì uno, e allontanarlo da noi. Sì, presto, appendiamo i nostri cappelli fuori dalla porta, disse un altro. E quello a cui appartiene il primo cappello che volerà via preso dal vento vuol dire che è il peccatore indicato dagli dèi come il colpevole e allora lo abbandoneremo al suo destino. Furono tutti d'accordo. A fatica aprirono la porta e in qualche modo attaccarono fuori i loro capelli di paglia. Subito il vento fece volare un cappello lontanissimo. Senza alcuna pietà, i contadini spinsero il padrone del cappello fuori dalla porta. Il poveretto, piegato in due per resistere al vento, si allontanò nella tempesta. Aveva fatto solo pochi passi quando sentì un boato tremendo, patapum, un fulmine spaventoso. Si era abbattuto sul tempio e aveva polverizzato tutto l'edificio con tutti i suoi occupanti. Oh wow, grazie Gesù, grazie Grazie Signore. Signore, aiutaci Gesù. Quindi quelli si credevano più giusti di questo e sono stati loro ad essere distrutti. Sì, poi anche che mancanza di amore, buttarlo fuori la tempesta, morire. Credendo, che ne sai che gli dèi hanno indicato, a parte il fatto che questi dèi non esistono. Guarda, qui ho Ma nel trovato. caso di Giona ha funzionato proprio così. Hanno buttato fuori Giona e la tempesta si calmò. Beh, lì fu profetico, lì Dio fa le eccezioni, Dio fa delle cose eccezionali, però quando è Dio sempre finisce a fin di bene. Quindi te. Ah, Prima sì. di cacciare fuori di casa uno in una tempesta a morire, assicurati che sia la volontà di Dio, perché sennò Dio ti mette a te nella tempesta. Eh sì, è vero. Guarda, ho trovato due scritture qui, vogliamo andare lì? Sì. Vuoi leggere la prima, Proverbi? Proverbi 11, 8 e 9. Il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto. Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati grazie alla loro scienza. Proverbi 11, 8 e Va bene, la scienza vuol dire la loro conoscenza, Mm. la loro saggezza. È proprio vero che dobbiamo confidare nel Signore e l'importanza, quanto è difficile la situazione, quanto è buia la notte, quanto è profonda la fossa, il giusto è salvato dalla sua tribolazione. E a volte capita che ci sono dei malvagi che ci danno tribolazione, che ci cacciano fuori nel vento, ci cacciano fuori di casa. Ti cacciano fuori da una compagnia di amici e beh, attenzione perché poi questi empi prenderanno il posto, prenderanno le punizioni che volevano dare, prenderanno il castigo che volevano dare all'altro. Gloria al Signore. Guarda, c'è un'altra scrittura, vogliamo andare lì? Sì. Daniele 6, dal 23 devi andare fino al 24, grazie. Daniele 6, 23. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa.
Daniele 6, 23 e 24. Ecco un esempio dei malvagi che avevano accusato Daniele malvagiamente, ingiustamente, e avevano incastrato in certo senso il re nelle sue stesse leggi, Daniele capitolo 6. Però c'è una legge di Dio, come la legge di gravità, la legge della grammatica, la legge della navigazione, ci sono delle leggi. Sì. E secondo la legge di Dio, prima o poi mietiamo quello che seminiamo. E questi avevano seminato cattiveria, false accuse contro Daniele. E allora alla fine, quando la giostra gira, è venuto il loro tempo di essere giudicati e furono gettati loro a prendere il posto di Daniele e i leoni li stritolarono prima ancora che, come dice, non erano ancora giunti in fondo alla fossa, che i leoni si lanciarono su di loro e li stritolarono. Gloria al Signore. Quindi la lezione della storia di oggi è di non giudicare per non essere giudicati. Perché quei nuovi contadini hanno buttato fuori uno che hanno considerato peggio di loro, e infatti il giudizio è tornato contro di loro e sono stati loro ad essere distrutti. E quel poveretto si è salvato. Amen. E allora, fratelli, quando siete maltrattati, quando il diavolo vi butta addosso le sue colpe, quando dei falsi amici vi accusano, vi maltrattano, alziamo gli occhi, guardiamo Gesù, guardiamo al Signore, che al di sopra della tempesta, al di sopra dei lampi, al di sopra dei tuoni, al di sopra della cattiveria, sopra le nuvole nere, il sole brilla sempre. Una volta ho preso un aereo a Bruxelles per andare in Sud America, era il 79, e l'aereo era decollato a Bruxelles e c'era un tempo bruttissimo, il tipico di Bruxelles d'inverno, nuvoloso, pioveva. Ho preso il treno a Milano, tutta la via, tutto il viaggio del treno, nuvole, salgo l'aereo decolla, questo grandissimo aereo, sale, non era tempesta ma era, pioveva, nuvoloso, ed era così triste. A un certo punto questo aereo sbuca dalle nuvole nere e sopra c'era un paradiso. Grazie Signore. Nuvole bianche, bianchissime, e soleggiate. Ho detto, oh, dove sono qui? Sembra di essere un altro mondo. Wow. Gloria a Dio. E così, fratelli, quando siamo nelle tribolazioni, quando il diavolo perseguita, i falsi amici ci danno problemi in famiglia, fuori dalla famiglia, e il diavolo lì che ti condanna, guardiamo a Gesù, perché al di sopra di quelle le nuvole nere, la luce di Dio brilla. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. E la mia preghiera giornaliera di essere amorevole con le persone intorno a me e non giudicare, non criticare, non essere orgogliosa, non camminare in superbia. Sì, e non preoccuparsi quando ti perseguitano. Ho dei discepoli, hanno seguito Gesù per 3 anni e mezzo e poi hanno continuato, dopo la risurrezione di Gesù, in tutto il mondo a predicare il Vangelo. E le cose andavano su e giù, a volte bene, a volte male, a volte benissimo, a volte malissimo. Però alla fine del loro cammino, quando arrivarono loro vecchiaia e furono tutti martirizzati, ecco che quando arriva al punto della morte, che sembrava ok, l'apice, è più difficile, no, Gesù Cristo era lì ad aiutarli, Gesù era lì. E allora, superata anche la prova del martirio, ecco, sono sbucati fuori dalle nuvole come quell'aereo, nel regno di Dio, gloria al Signore. Amen. Fratelli, mai guardare le nuvole, mai guardare cosa fa il diavolo, mai. Grazie Gesù. Quelle sono sciocchezze per noi che guardiamo a Gesù. Amen. Insignificanti. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Grazie, Signore. Questo vi salutiamo, fratelli. Un grande abbraccio, un bacio. Che amen. Il Signore vi dia una bellissima giornata nel suo sole spirituale, nella sua pace divina, amen. Nella sua amen. Tranquillità, del suo amore. Vi amiamo, abbiate una bellissima mattina, una grazie, bellissima Signore. Giornata. Noi ci sentiremo domani. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un bacio. Ciao fratelli, tante benedizioni.